Sì, era un sogno e adesso si parte. È 40 anni che la stazione giace lì, un'area ferita, degradata, tra il mare e il centro storico. È un'area che non è del comune e quindi è un'area privata, è un'area di ferrovie e dopo un lunghissimo tempo, una lunghissima trattativa, siamo riusciti a far partire. Come dire, non solo la progettazione, ma finalmente anche ad atterrare con dei lavori. Avevamo detto che il 2019 sarebbe stato un anno di altri grandi cantieri, un altro ciclo di cantieri che cambiano definitivamente il volto della città. E oggi annunciamo che abbiamo fatto un accordo, un protocollo con RFI, con Rete Ferrovie Italia. Con Sistemi Urbani, che è un'altra società del gruppo di Ferrovie Italia, che è quella che ha le aree, e con appunto FS e la Regione Emilia-Romagna. Nel protocollo cosa si dice? È un'area enorme, finalmente bisogna metterci le mani, sono circa 12 ettari, si individuano delle funzioni, cioè cosa si farà. E nel dire cosa si farà si dice anche quando si farà. Ci sono interventi di prima fase che partono già nel 2019. Finalmente Rimini avrà una grande piazza d'ingresso della città che arriva in stazione, non scende in una landa degradata, ma troverà una piazza pubblica. Verrà abbattuta la palazzina che ha anche, diciamo così, problemi di diversa natura del comune, quella dove c'erano gli uffici IAT, l'ufficio di accoglienza turistica è già stato trasferito dentro la ferrovia. Verrà abbattuto un rudere di un edificio di ferrovie dove si parcheggiavano le biciclette e si realizzerà una piazza pubblica illuminata, videosorvegliata, che connetterà il metromare, la metropolitana di Costa, il binario 1 e il trasporto pubblico locale. Immaginate una grande bella piazza dove arrivi, puoi arrivare in bicicletta, sali sulla metropolitana, la tua bici la metti sul treno, arrivi con l'autobus, ci saranno delle pensiline che collegano il metromare al ferro, al binario 1, il wayfinding, cioè si rintracceranno delle possibilità appunto per fare dei percorsi, arrivi con la bicicletta, finalmente buongiorno Europa anche a Rimini. Poi, sempre nella prima fase 2019-20, la progettazione dello sfondamento della stazione Lato Mare, quindi il tunnel che porterà in Piazzale Carso e la realizzazione della stazione Lato Mare. Progettazione definitiva nel 2019, avvio dei lavori nel 2020, così come la realizzazione e la riqualificazione dei sottopasso nel Parco Ausa e il sottopasso del grattacielo. Quindi 2019-20 il protocollo atterra e fa partire la rigenerazione dell'area della stazione. Poi, straordinario, si avvia la riqualificazione dell'intero comparto che va appunto dalla stazione di Cesare Battisti fino al Parco Ausa, dove c'è il ponte sulla Via Roma, con una serie di interventi. Vogliamo una città della città, non vogliamo creare una situazione, abbiamo detto questo noi a Ferrovie. Quando si riqualificano le città di solito si espellono i cittadini, cioè va solo la gente lì che può avere delle possibilità, che ha i soldi. No, noi vogliamo una città pubblica. E quindi la prima cosa per realizzare una città pubblica è dare una sede dignitosa del comune, bella, moderna, trasparente, dove chi va vede chi lavora, lo vede in faccia e non mille edifici del comune in via Rosa Spina, in Brighenti, bunkerizzati, dove non vedi neanche le persone che lavorano. Quindi dismettiamo gli uffici del comune per i quali paghiamo, il comune paga da decenni e decenni un affitto per le sedi sparse del comune di 1 milione e addirittura spese per energia, per riscaldamento e raffrescamento per 900.000 euro. Facciamo come fanno le famiglie che pensano al futuro, ai propri figli e danno alla città finalmente una sede unica del comune, una casa comune. Quindi via Rosa Spina, via gli altri uffici, non paghiamo più gli affitti, costruiamo un mutuo e facciamo un investimento per realizzare la casa comune di Rimini, del nuovo comune di Rimini e lasciando poi un patrimonio alla città. Non buttiamo via i soldi, virgolette, negli affitti. Questa è una parte della rigenerazione a città pubblica. Poi ci sarà un'area che va dal dopolavoro ferroviario fino al parco dedicata a servizi ricreativi, sociali e ad un polo didattico
culturale, quindi anche la scuola, con la possibilità di vedere, perché no, anche la possibilità del nuovo asilo svizzero, e poi una parte dove c'è già superficie degradata e impermeabilizzata, cioè già col cemento, che verrà dedicata all'housing, quindi al residenziale, dove una forte componente sarà il residenziale pubblico, l'ERS, di risvolto sociale, quindi con affitti o prestiti calmierati. Una grande operazione, abbiamo trattato con Ferrovie, abbiamo detto non vogliamo colate di cemento, basti pensare che arriviamo oggi a dire finalmente si parte con cose concrete, quindi sottopassi, sfondamento della stazione verso mare, la piazza pubblica, la sede del comune. Arriviamo a questi grandi risultati che aprono una stagione nuova di Rimini dopo aver trattato con Ferrovie. Voglio ringraziare anche i sistemi urbani, RFI Italia, perché hanno capito. Pensate che lì il piano regolatore precedente prevedeva previsioni solo per il residenziale di 45.000 metri quadri. Oggi quella roba lì l'abbiamo dimezzata per il residenziale di circa un quarto, quindi una rivoluzione. Si fa con ciò che già c'è di costruito, si riqualifica, non si consuma territorio fuori dal contesto urbano, come dice la regione giustamente Emilia-Romagna, cioè si densifica dove la città esiste già, si va a lavorare su superfici che sono già impermeabilizzate e si riduce il carico in modo clamoroso di cemento. L'ha capito anche Ferrovie, loro avevano in bilancio iscritta questa quota per cui non possiamo scendere da 45.000 metri quadri. Noi abbiamo interagito, abbiamo fatto capire che o si faceva con quello che c'era, si faceva meno e si faceva meglio, oppure non c'era, come dire, trippa per gatti. Devo dire che il nuovo management di Ferrovie, nell'ottica di riqualificare le aree della stazione, renderle vive, eccetera, non solo ha capito, ma sta lavorando con noi. Quindi oggi, come dire, un'altra grande stagione di una Rimini che guarda al futuro aprendo i cantieri nel presente.